Ci troviamo presso l'ospedale civile di Agropoli e siamo presso la guardia medica USCA. In nostra compagnia c'è la dottoressa Maria Grazia Merola con la sua collaboratrice, l'infermiera di questa postazione. Allora, proprio alla dottoressa chiediamo che cos'è l'USCA, quindi la guardia medica USCA e a cosa serve? Allora, USCA sta per Unità Speciale di Continuità Assistenziale, è una guardia medica che ha lo scopo di monitorare nel territorio eventuali casi sospetti o confermati di Covid-19. Noi quindi diciamo, riceviamo eventualmente indicazione di casi sospetti nel territorio da parte dei medici di medicina generale e provvediamo ad un triage telefonico che ha lo scopo di valutare la gravità e quindi eventualmente il trattamento che questi pazienti sospetti o confermati devono intraprendere, ecco. Allora, noi ci troviamo chiaramente nell'ospedale di Agropoli, siamo al piano terra di fianco alla tanatologia. In realtà l'assenza, a mio parere, di segnaletica esterna è da imputare al fatto che noi in verità non abbiamo lo scopo di accogliere pazienti, ma è necessario, anche proprio da un punto di vista appunto del rischio epidemiologico, monitorare, cioè anticipare, diciamo, eventuali contatti con un triage telefonico, per cui noi parliamo prima con i medici di medicina generale e con i pazienti stessi ed eventualmente siamo noi a muoverci con l'opportuno utilizzo di dispositivi di protezione individuale presso il domicilio del paziente per monitorare clinicamente le sue condizioni. C'è un numero telefonico che il distretto 70 e l'ASL di Salerno in generale ha provveduto a distribuire ai medici di medicina generale che hanno il compito di interfacciarsi con noi e di, insomma, farci presente casi sospetti o accertati. Quindi qui siamo nella stanza, diciamo, dall'ingresso si accede a questa stanza in seguito appunto all'uscita dopo una visita domiciliare. Quindi teoricamente io e la mia infermiera in questo caso saremo, diciamo, potenzialmente contaminati, per cui facciamo ingresso attraverso il percorso sporco in questa stanza e successivamente ci dirigiamo proprio lì nella stanza sporca nel quale avverrà la svestizione, che è un processo fra l'altro molto importante da un punto di vista chiaramente del rischio biologico. All'interno di questa stanza, che ovviamente è vuota ed è, diciamo, provvista di un lavabo e di un armadietto contenente le mascherine e i guanti necessari per la svestizione, avviene appunto la svestizione previa sanificazione da parte di un tecnico esterno allo scopo appunto di limitare al massimo il contagio e quindi l'infezione. Da questa stanza, svestiti e quindi puliti, si esce fuori nel corridoio e ci si dirige presso la stanza pulita, allo scopo chiaramente di evitare qualsiasi contagio. Successivamente la stanza sporca verrà opportunamente sanificata da insomma, una squadra di esperti. Ecco. Questa invece è la stanza pulita, è la stanza dove noi, insomma, trascorriamo la giornata, che è provvista di un armadietto in cui sono contenuti tutti i dispositivi di protezione individuale, quindi le tute, i calzari, i guanti, le visiere, gli occhialini e ovviamente le maschere, lo stetoscopio, lo sfigmomanometro e soprattutto il saturimetro e il termometro. Allora, noi facciamo quindi una valutazione clinica e sulla base di certi criteri, che poi tra l'altro sono stati dettati da un protocollo emesso dalla ASL Salerno stessa, decidiamo se è il caso di ospedalizzare il paziente, se è il caso di monitorarlo a domicilio con successive visite, oppure se è il caso di insomma, rimandare e provvedere ad un triage telefonico, ecco. USCA, questa unità speciale, servirà eventualmente anche a pazienti affetti da Covid che sono a casa in quarantena e che magari sono asintomatici, ma che necessitano eventualmente di cure specifiche, quindi anche questo supporto verrà dato eventualmente. Sì, certamente, perché in verità lo scopo sarebbe quello di, cioè la continuità assistenziale speciale avrebbe lo scopo di liberare i medici di medicina generale cioè da permettergli di fare il loro lavoro ordinario ed evitare appunto che
si occupano anche di questi casi sospetti, per cui loro si rivolgono a noi, siamo noi che monitoriamo clinicamente il paziente, decidiamo, ne impostiamo la terapia se necessario e proseguiamo appunto nel monitoraggio nel tempo. Possiamo poi ovviamente fare richiesta per esecuzione di un tampone, come può poi farlo anche il medico di medicina generale, e sulla base di questo si monitora il paziente nel tempo, fino a che due tamponi negativi permettono l'uscita dalla quarantena. Dottoressa, un'ultima domanda. Ovviamente dobbiamo fare una distinzione, questo è una guardia medica speciale, quindi tra virgolette, e non è la classica guardia medica. Questo dobbiamo, insomma, specificarlo onde evitare che, appunto, come ha detto lei in precedenza, i cittadini vengano proprio qui e si rechino in un punto speciale e dunque non nella guardia medica classica. Sì, esatto, questo è molto importante perché noi in verità nel corso della giornata, delle ore che passiamo qui, non siamo provvisti di dispositivi, per cui non potremmo accogliere nel modo opportuno un paziente sospetto, per cui è necessario che ci sia un intervento telefonico in modo che noi possiamo prepararci ad accogliere il paziente nella maniera più opportuna, oppure se è il caso di andare nel domicilio per monitorare. Quindi un'altra cosa importante che ci tengo a dire è la possibilità di poter effettuare da parte nostra un servizio di supporto psicologico, poiché alcuni dei pazienti con cui abbiamo avuto a che fare erano o sono in isolamento, in quarantena da moltissimi giorni, per cui ovviamente hanno subito delle conseguenze sul piano, diciamo, dell'umore, chiaramente della salute mentale in generale, e noi ci siamo occupati anche di questo tipo di servizio che è stato molto utile. Come primo approccio telefonico anche in questo caso, oppure proprio ci siamo rivolti chiaramente ad un esperto, quindi una psicologa del territorio che ha insomma, preso in carico questi pazienti per gestire anche questo aspetto molto importante della salute in generale. Quindi oltre alla sede di Agropoli esiste il presidio di Omignano, che è sempre un servizio USCA, sempre appartenente al distretto 70. Questo perché un servizio USCA può coprire un certo numero, di abitanti, quindi è stato necessario, creare un nuovo presidio ad Omignano per coprire tutta la popolazione del distretto 70. Si trova nei pressi della Polizia Municipale, lungo la via Nazionale, se non erro, ad Omignano Scalo.